Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del SIAE Marchetti S79 Sparviero, il gobbo maledetto. Allora, in questo video tutorial andremo a fare unboxing del fascicolo numero 105 e del numero 106, ragazzi, meno 4 fascicoli a completamento del modellino, dove andremo ad assemblare la copertura della fusoliera e il timone, parte destra e parte sinistra, e poi i pannelli inferiori del piano di coda e deriva. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai, Sparviero. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like a modellino dello Sparviero al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. Mi raccomando, andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino di Batman, il Cavaliere Oscuro, in cui andiamo ad assemblare altre due dita della mano sinistra, il mignolo e l'indice. Vi ricordo che sono tutte dita articolate, cioè veramente uno spettacolo, mi raccomando, non ve lo perdete, andatelo a rivedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo! Andiamo quindi a farci una bella panoramica del modellino dello Sparviero. Qui lo vediamo interamente inquadrato con tutta la sua apertura alare, che è veramente enorme, ragazzi, guardate quanto è bello. Forse uno dei modellini più belli che sto costruendo, per non parlare poi delle soddisfazioni che stanno arrivando, specialmente adesso che stiamo in dirittura di arrivo. Modellino quasi completo, guardate quanto è bello, osserviamolo tutto e arriviamo giù alla coda, ragazzi. Eccolo qui, questo è l'ultimo particolare sulla quale stiamo lavorando, ossia appunto il piano di coda. Continuiamo a lavorarci in questo video tutorial e lo andiamo praticamente a completare con tutti gli altri elementi. Quindi immaginatevi al termine di questo video tutorial quanto cambierà il nostro modellino. Praticamente dopo ci mancheranno soltanto i rivestimenti della fusoliera e potremmo ufficialmente completare l'assemblaggio di questo spettacolare modellino. Ok amici, dopo questa piccola panoramica direi che possiamo iniziare con l'unboxing del nuovo fascicolo. Guardate che bella l'inquadratura da sotto, ragazzi, mamma mia, proprio bello bello bello. Vai, procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 105 dello Sparviero, opera distribuita in edicola dalla Scette per collezionisti e per modellisti. Allora, all'interno del fascicolo troviamo forse uno degli articoli più belli, eccolo qui, uno dei quattro esemplari dello Sparviero ritrovato in Libano, chiuso in un hangar, sopravvissuto a decine di anni di servizio, è un ventennio di tensioni di guerre che hanno sconvolto tutti i paesi. Eccolo qui ragazzi, lo Sparviero intatto che poi venne riportato in Italia, e qui viene raccontata tutta la storia di questo spettacolare esemplare che sembrava pronto ancora al volo. Ecco qui ragazzi, veramente bello bello bello, e qui è quando venne diciamo riportato in Italia e anche riassemblato direttamente nel piazzale del Museo Caproni. Wow, bellissimo, veramente un bel esemplare. Allora, ecco qui le fasi di assemblaggio, che però all'interno di questo fascicolo non erano previste, però allegate c'era la copertura della fusoliera e il timone. Assemblaggi che adesso andiamo a vedere nel fascicolo successivo. Ed ecco qui il fascicolo numero 106, dove all'interno troviamo ancora un altro articolo veramente interessante: cosa resta dello Sparviero, innumerevoli testimonianze fotografiche. Eccole qui raccolte in questa parte del fascicolo, tutto da leggere. Allora, ecco qui le fasi di assemblaggio che adesso andiamo a realizzare.
pannelli inferiori e deriva. Eccole qui le prime parti che andiamo ad assemblare, quindi il timone, parte sinistra e parte destra, che andremo a montare sulla deriva. Andremo poi a montare il timone sopra la copertura della fusoliera, andremo a montare poi i pannelli inferiori del piano di coda e poi qui in quest'ultima parte andiamo a completare tutto il gruppo. Eccolo qui ragazzi, composto dal piano di coda, il timone e la fusoliera. Guardate che spettacolo e guardate cosa andremo ad assemblare nel prossimo video tutorial, sia rivestimento superiore della fusoliera e poi ci sono anche tiranti del piano di coda. Allora diamo un'occhiata alle fustelle, eccola qui la prima ragazzi, con tutti i componenti che adesso andiamo ad analizzare, e questa è l'altra. Procediamo. Iniziamo le fasi di assemblaggio dalla parte sinistra della deriva. Allora la riconosciamo perché è dotata di queste due cerniere, mentre come potete vedere la parte destra ne è priva. Allora in questa fase andiamo a recuperare anche la parte sinistra del timone, che è questo particolare, guardate come è stato ben realizzato con tutti i vari dettagli che troviamo sulla parte esterna, diciamo la parte estetica, guardate che spettacolo. Allora la andiamo a orientare in questo modo e andiamo a posizionare le due cerniere della deriva di sinistra in corrispondenza di queste sedi. A questo punto non facciamo altro che recuperare la parte destra del timone, praticamente parte diciamo identica a quella che abbiamo già visto, e non facciamo altro che andarla a montare sulla parte sinistra, quindi facciamo coincidere tutti i vari perni con i vari fori, facciamo attenzione alle cerniere che devono rimanere diciamo nelle loro sedi e quindi andiamo a chiudere il tutto, andiamo ad allineare. Premiamo nei vari punti fino a chiusura totale. Ed ecco come si presenta diciamo il timone dopo questa prima parte di assemblaggio. Possiamo già testarne la rotazione, guardate ragazzi, funziona tutto perfettamente, quindi andiamo ad allineare il tutto, eccolo qui ragazzi. Allora a questo punto andiamo a completare questa prima parte andando a montare la parte destra della deriva, eccola qui, facciamo la stessa cosa, ossia facciamo coincidere tutti i vari perni con i vari fori della parte sinistra, allineiamo il tutto. Procediamo quindi a premere delicatamente per unire le due sezioni. Ed ecco fatto, guardate che bello diciamo questo particolare con la deriva completata e il timone. Andiamo ora a recuperare la parte finale della fusoliera, che questo particolare si vede chiaramente la punta. Adesso in questa sede andiamo a montare diciamo la parte della deriva, dove come potete vedere troviamo i vari perni di aggancio, quindi semplicemente la andiamo a orientare esattamente in questo modo con il timone rivolto verso la punta di questa parte finale della fusoliera, quindi non facciamo altro che far coincidere il tutto e andiamo a premere per eseguire diciamo l'accoppiamento tra questi particolari. E così è come si presenta la copertura della fusoliera a termine di questa fase di assemblaggio completa della deriva e del timone.
Ci spostiamo ora a lavorare sul piano di coda, eccolo qui, guardate quanto è grande, veramente un bel pezzo. Ci spostiamo a lavorare nella parte inferiore, dove andiamo appunto ad assemblare i due pannelli di rivestimento inferiori. Quindi prendiamo il destro, eccolo qui, praticamente di colore grigio, come tutti gli altri della parte inferiore del nostro modellino, e come al solito lo andiamo a montare ad incastro in corrispondenza dei vari perni. Quindi non facciamo altro che allineare il tutto, ecco fatto, e dopodiché andiamo a premere lungo i bordi per inserire il rivestimento in maniera corretta. Ecco fatto, verifichiamo anche che la parte posteriore sia libera di ruotare. Allo stesso modo andiamo a fissare il pannello sul lato sinistro. Premiamo lungo i bordi e andiamo così a completare ufficialmente il piano di coda. Anche in questo caso andiamo a verificare che la rotazione dell'elemento posteriore sia perfettamente funzionante. Eccoli qui, bel pezzo, wow. E per completare questa fase di assemblaggio andiamo ad unire al piano di coda il gruppo composto dalla copertura della fusoliera, della deriva e del timone. Quindi orientiamo i due gruppi esattamente in questo modo e andiamo a inserire questo perno all'interno del foro del piano di coda. Praticamente questi due pezzi al momento non verranno fissati, perché poi verranno fissati successivamente direttamente sulla fusoliera, quindi sulla struttura della fusoliera dello sparviero. Ed ecco qui come si presenta questo gruppo di particolari al termine di questa fase di assemblaggio. Ragazzi, guardate che bello. Facciamoci una panoramica e adesso lo andiamo a posizionare sul nostro modellino e andiamo a vedere come è cambiato. Vai! Ed ecco qui il modellino dello sparviero completo, del piano di coda e poi del nuovo gruppo che abbiamo appena assemblato, della copertura della fusoliera, la deriva e del timone. Guardate com'è cambiata la coda del nostro modellino, praticamente ci sono tutti gli elementi per farlo volare, però peccato che non può volare, ragazzi, guardate che bello, wow, è cambiato tantissimo, ormai mancano soltanto le coperture sui fianchi e la copertura superiore della fusoliera per completare tutto l'assemblaggio dello sparviero. Allora amici, siamo arrivati al termine di questo video tutorial, mi raccomando lasciate un super like a Modellino dello Sparviero al nostro video, che ci fa sempre piacere, e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutti i nostri modellini. Allora io vi lascio con questa bellissima panoramica dello sparviero, eccolo qui, e vi do appuntamento al prossimo video.